Dopo quelli di Oristano e Nuoro, anche nel capoluogo l'appuntamento con la realtà territoriale di Legacoop Sardegna, che si prepara al congresso regionale del prossimo 17 febbraio, con l'intento di proseguire con lo stesso impegno dei 4 anni appena trascorsi nel traghettare la cooperazione dentro il sentiero dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione vuole essere da stimolo verso l'intero sistema istituzionale, economico e sociale regionale per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo. Un impegno che è in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, che per la prima volta mette in discussione il modello di crescita che è stato adottato fino ad ora, causa dell'aumento delle diseguaglianze a partire dalla ricchezza, madre di tutte le diseguaglianze. Nel frattempo, nella finanziaria regionale approvata mercoledì notte, viene riconosciuto l'impegno del mondo della cooperazione a sostegno dell'economia della Sardegna negli ultimi anni. La cooperazione, anche durante la pandemia, ha manifestato il suo grande spirito di resilienza e di presenza nelle comunità in cui operano. E diciamo che è un giusto riconoscimento che viene dato al mondo delle cooperative e a tutti i cooperatori che ogni giorno lavorano per portare avanti la loro attività. Il sistema cooperativo a Cagliari di quante imprese è forte? Allora, noi nel territorio di Cagliari abbiamo 280 cooperative attive appartenenti al territorio di Cagliari e Sulcis per un totale di 26.200 soci presenti nel territorio, con realtà, penso per esempio al consumo, all'agroalimentare, al sociale, che sono aziende di riferimento e leader nel settore.